Ben ritrovati amici lettori. Come potete vedere, purtroppo il tempo è ancora inclemente. Mi scuso per queste riprese sempre semibuie, ma spero che comunque riusciate ad ascoltarmi, che alla fine è la cosa più importante perché io vivo conto di libri, quindi insomma il video serve, ma serve a ben poco, insomma. Detto questo, allora oggi vi parlo di un libro molto singolare, di un autore che io per prima non conoscevo, che diciamo mi ha portato alla scoperta di un genere che non è esattamente il mio genere, che è appunto il genere giallo. Ma che ho letto però con piacere. Finora è rimasto ecco, l'unico libro di questo genere che io abbia mai letto, ed è appunto Le lacrime della giraffa di Alexander McCall Smith, che vi faccio vedere. A me è piaciuta tantissimo la copertina perché, come potete vedere, è così colorata, proprio riprende in pieno i colori proprio dell'Africa, della mamma Africa, insomma. E poi è un libro sicuramente appunto che ci riporta a questa terra selvaggia, ricca di natura incontaminata, appunto di colori, colori della terra, colori delle stoffe, dei vestiti, delle donne, degli uomini, quindi è sicuramente un paesaggio particolare. Si parla anche del deserto perché proprio la protagonista, che è una sorta di novella, diciamo, Miss Marple, però africana, che ha dal nome impronunciabile almeno per me, perché si chiama Precious Ramotswe, non so come si pronunci in africano, sinceramente, quindi comunque la protagonista appunto è questa detective, che è questa donna che ha aperto una che ha aperto appunto un ufficio, insomma, dove si occupa proprio di investigazioni, ed è l'unico nel suo paesino africano gestito da una donna, ed è appunto un libro questo molto dove ovviamente si indaga su una sparizione misteriosa. La sparizione misteriosa di un uomo, di un uomo che appunto si chiama Michael, si indagherà insomma sulla vita di questo Michael, e la madre, la signora Cartin, o Carten, non lo so, che lo cerca appunto, suo figlio che è scomparso nel deserto da già 10 anni, e quindi poi ci vorrà tutto l'intuito, la psicologia, sopraffine appunto di Precious per trovare appunto il nocciolo della questione, per indagare, per risolvere il caso. E il tutto appunto su questo sfondo proprio lussureggiante di un'Africa, proprio molto molto colorata, molto vivace, molto allegra, che sicuramente fa gran parte appunto della fortuna di questo romanzo. Questo romanzo, che tra l'altro appunto è stato scritto da uno scrittore che è cresciuto proprio, è nato ed è cresciuto nell'Africa meridionale, quindi una persona che la conosce, conosce molto bene i luoghi di cui parla, che poi vabbè si è trasferito e ha completato gli studi ad Edimburgo, dove fa fra l'altro il medico legale, quindi cioè, mi piace anche questa doppia identità di quest'uomo che se appunto vive e lavora insomma ad Edimburgo, quindi in un paesaggio molto più molto diverso, insomma, dai colori sicuramente molto belli, ma più spenti, no? Rispetto a quelli africani. Dall'altra parte, però, quando scrive, quindi nel suo quando si dedica insomma magari al suo hobby, anche se hobby non è, perché in effetti è anche uno scrittore, ovviamente molto affermato, però appunto si trasferisce mentalmente nella sua terra natia, e quindi mi piace questa sua ambivalenza, questa sua doppia vita, potremmo dire. Quindi vi invito oggi tutti quanti alla lettura di un giallo un po' atipico, di questa Miss Marble africana, quindi vi porto tutti quanti in Africa, nell'Africa meridionale, alla scoperta delle lacrime della giraffa di Alexander McCall Smith. Ciao a tutti, noi ci vediamo con la prossima recensione.